Ecco, un caro saluto a voi tutti, buonasera. Cominciamo questo momento che abbiamo voluto come Centro Culturale di Milano insieme alla casa editrice Guanda, che dal 2007 si è assunto il compito, l'impegno di pubblicare tutta l'opera di Aaron Appelfeld in italiano, un autore che è pubblicato in più di 30 lingue. Aaron Appelfeld ci ha lasciato il 4 gennaio del 2018 e è un anno molto, io come coinvolto anche in un'amicizia con lui, insieme a Luca Doninelli, abbiamo così sentito il desiderio, non tanto il dovere, di riparlare di lui, di riaverlo qui, tra di noi. Uno scrittore non se ne va mai, come anche un uomo, ma con Appelfeld possiamo dire di aver toccato come qualcosa di solido, di perenne, uno spunto di eterno. E così, ragionando insieme, abbiamo creato questo momento dedicato a degli scrittori, colleghi, amici di Appelfeld, e abbiamo pensato a Lionel Kahn, anzitutto, che è qui con noi stasera, e a Eraldo Affinati, che insieme all'editore Luigi Brioschi è bloccato dal grande nemico del periodo che è l'influenza, da cui anche io sono uscito un paio di giorni. Quindi porto anche i saluti di Luigi Brioschi, editore, e di Eraldo Affinati, che appunto era intervenuto e ha letto diversi libri di Appelfeld, era intervenuto sul libro che si intitola Oltre la disperazione, che sono tre lezioni tenute da Appelfeld nell'università, insieme a un'intervista con Philip Roth. Cito questo perché Doninelli, rimasto colpito dal primo incontro che abbiamo avuto a Milano del 2007-2008, presentando il libro Badenheim 1939, si soffermerà su questo testo che per lui è stato il primo impatto con l'uomo e con lo scrittore Appelfeld. E a Lionel Kahn, che io ringrazio moltissimo di persona, che viene apposta da Londra, per un patto di amicizia, di fedeltà con il grande Appelfeld, e la conoscenza di lui affonda al di là del tempo. Prima di dare anzitutto a lui la parola, perché ce ne tratteggi per chi non lo ha, non ne ha conosciuto magari sommariamente la biografia, ma o è non è riuscito o non sa ancora sintetizzare aspetti della sua opera. Vorrei citare un episodio che ci lega a El Can, molto indietro nel tempo. Erano gli anni 90 e io, Doninelli, ma anche qualcun altro, cercavamo così un ponte con il mondo ebraico, con la sua cultura, con il suo sentimento della vita, con la sua religiosità, e chiedemmo al Can, forse non lo ricordavamo i minuti fa che ci siamo visti, ci disse: ma potrebbe fare per voi Appelfeld? Mi colpì questo cognome. Beh, io non l'ho ascoltato per 10 anni e a un certo punto, sempre in quegli anni, individuando una persona, avevamo l'occasione di chiamare a Milano suo padre, Jean-Paul El Can, che è un uomo di impresa, di finanza e di anche rabbino soprattutto in Francia, grande famiglia francese, e lo chiamammo a Milano. E così iniziò anche questo nostro percorso a zigzag, senza una meta precisa, che ci portò a una grande amicizia con Chaim Potok e con altri scrittori, anche figure del mondo ebraico. Dopo un po', ecco, è arrivata la rappresentanza dell'editore Paolo Avigor, benvenuta. Invece incrociamo un libro che è Tutto ciò che ho amato, della Giuntina, perché Giuntina aveva iniziato a pubblicare qualcosa, ed è un merito di questa casa editrice importante fondata da Daniel Wögelmann, e leggendo questo libro siamo rimasti completamente travolti. Io l'andai a trovare a Gerusalemme e 4 ore senza mangiare, con un traduttore di lingua ebraica bravissimo, iniziò questa amicizia, questo percorso. Una figura importante,
Marina Gerson, qui che scrive per il blog della comunità ebraica, dice giustamente: non è uno scrittore della Shoah. Aaron Apeff ci dice: io parlo del presente, sono uno scrittore. Ma come lo è diventato? Che persona è stata? Cosa ha attraversato? Che cosa ci racconta? Ecco, io lascerei queste domande a loro e chiederei ad Alain Elkann di cominciare. Così a tratteggiare in sintesi, evidentemente una sintesi, e libri e sua conoscenza di Apef. Grazie. Buonasera a tutti. Sono molto contento di essere qui con questi amici di questo centro culturale di Milano che in qualche modo fanno parte della mia vita, no? Del percorso di tanti anni. Don Inelli in più è un caro amico, uno scrittore che amo, che stimo, e quindi sono felice di fare una cosa con lui per commemorare o per parlare o per ricordare, come ha detto Camillo, un amico soprattutto, perché come dicevamo prima, per me Apelfeld è stato due cose: uno scrittore, che poi gli scrittori si conoscono attraverso i libri, no? Molti scrittori che abbiamo amato sono morti, non li avevamo mai conosciuti, eppure ci hanno addirittura formato sia come uomini o donne, sia come letterati o scrittori. Quindi c'è l'opera e dall'altra parte la persona. Io non mi ricordo come ho conosciuto Apelfeld, probabilmente a Gerusalemme, non lo so, però diciamo che negli ultimi 25 o 30 anni della sua vita siamo stati veramente degli amici, perché non lo so, io ho presentato un suo libro a Parigi, ci siamo visti negli Stati Uniti con lo scrittore americano Philip Roth, lui ha scritto la prefazione di un mio libro che era stato tradotto in ebraico, abbiamo fatto un dibattito insieme alla Fiera del Libro di Gerusalemme, sono andato a mangiare a casa sua nella cena del venerdì con i miei figli quando erano bambini. Non lo so, ci siamo visti molte volte, finché a un certo punto, voi sapete, c'è una rivista letteraria, forse non lo sapete perché poi le riviste letterarie non sono così diffuse, ma adesso si può leggere anche su internet, quindi c'è una prestigiosa rivista letteraria americana che si chiama The Paris Review, la Paris Review, che ha una serie molto famosa che si chiama Scrittori al lavoro, Writers at Work. E tra questi scrittori ci sono i più grandi scrittori, da Marquez a Hemingway, da Faulkner a Beckett e così via, no? E di scrittori israeliani c'era Oz, un altro scrittore recentemente scomparso, che tra l'altro all'università era un allievo di Apelfeld. E io ho chiamato il direttore della Paris Review, ho detto: guarda, io sono a Gerusalemme, mi sembra veramente terribile che non ci sia l'intervista a Apelfeld. Purtroppo io non posso fargli avere il premio Nobel, ma forse posso fare questa intervista. E dice: falla, falla, falla subito. E così in quel caffè dove lui andava tutti i giorni a scrivere, che lui andava la mattina in questo caffè che si chiama Tico Caffè a Gerusalemme, e a penna, biro di preferenza, scriveva una pagina, una pagina e mezzo. Poi tornava a casa e rileggeva la pagina e mezzo, poi la batteva a macchina e così lavorava sui suoi libri. E però era molto affezionato al caffè, gli piaceva il caffè. E se voi leggerete questo libro, Tutto ciò che ho amato, vedrete che il caffè e l'osteria sono due cose che ritornano continuamente anche nella sua memoria. Poi
perché il bambino Paul, protagonista di questo libro, che in realtà è lui, va in giro con questo padre artista che un po' beve anche un po' troppo e passano la vita tra un caffè e un'osteria e quindi lui conosce bene gli odori sia dell'uno che dell'altro, anche perché lui fino a una certa età, fino a quando si è sposato, fumava moltissimo e beveva molto cognac. Poi piano piano si è sposato, ha avuto dei figli, ha smesso questa brutta abitudine, questa abitudine che però lui trasferisce in questo padre di questo libro. Dunque siamo diventati amici, no? E io ricordo, l'ho visto ancora forse un mese prima della sua morte a Tel Aviv, e mi ricordo la sua, delle cose di lui, la sua voce, per esempio, una voce molto ben educata, molto pacata, molto bassa, no? Così, con delle ottime maniere. Poi lui e io parlavamo inglese, ma lui, oltre all'ebraico, che è questa lingua che lui ha dovuto imparare quando è stato portato a 13 anni in Israele, dopo essere stato in campo di concentramento, poi aver fatto questo viaggio un po' come quello di Primo Levi, no? C'è un viaggio enorme, stranissimo, a pietà, a piedi, attraversando l'Europa, finché arriva a Napoli. E a Napoli c'è questo centro in cui preparavano questi ebrei rifugiati, sopravvissuti ai campi, eccetera, a diventare degli altri ebrei, cioè andare poi in Palestina e a diventare e a fare quello stato, no? Che all'epoca era così, con i kibbutz, con i contadini, eccetera. E allora è molto bella quel libro, no? Si chiama Il bambino, credo, che dormiva, è un libro bellissimo che è pubblicato da Guanda. Che voleva dormire. Sì. E lui racconta questa cosa che poi è uno dei noccioli della sua opera, no? che è un'opera in cui lui è molto preciso, ma anche così ondivago, no? I suoi libri sono sempre tra la realtà e il sogno, perché poi lui, ne parlo dopo di questo, cioè lui in questo luogo a Napoli ci sono quelli che si preparano ad andare, cioè quelli che fanno ginnastica, imparano l'ebraico, diventano sportivi e via dice, e quelli che non ce la fanno, che stanno dall'altra parte, che appunto giocano a carte, bevono cognac, si rifiutano di imparare l'ebraico, parlano tedesco, yiddish, russo, insomma tra di loro. E allora quello che è bellissimo è che lui, bambino, ha nostalgia di quelli che stanno al di là. Allora, da un lato si prepara a diventare israeliano e dall'altra ha nostalgia di quelli che poi più tardi nella sua opera chiamerà, come si dice, persone displaced, non assimilate, no? Che vivono le persone della spiaggia, cioè quelli che sono rimasti in delle baracche, che non si sono adattati a diventare degli israeliani, perché non ce la facevano, quelli che creano a Gerusalemme un club, un circolo di carte, di giocatori di bridge e di poker, dove lui ogni tanto a canasta che va, e questi immigrati che bevono cognac, che vivono tra di loro, che non parlano ebraico, si trovano in questo circolo. Dovete pensare che lui, disadattato, no? Quando va in Israele, ha tutte delle vicende. Prima va nel quartiere ortodosso degli ebrei, a Mea Shearim, dove ci sono gli ebrei, quelli che conoscete, no? E che lo attirano moltissimo. E difatti anche in questo libro, Tutto ciò che ho amato, lui è un bambino laico in un certo modo, perché la sua famiglia è di ebrei assimilati, cioè che non sono più religiosi, eccetera. Però al di là del cortile ci sono questi ebrei religiosi
che in qualche modo attirano questo bambino. E quello che è bellissimo in questo libro è che la cameriera, la governante, insomma la ragazza che bada a lui mentre la madre è professoressa, insegna a scuola e che non è ebrea, ha lavorato per degli ebrei religiosi e quindi è lei che gli spiega quello che fanno questi, che in un certo senso gli fanno paura e in un altro senso lo incuriosiscono. E c'è questa frase, mi sembra, che è molto bella, che dice: uscì senza che nessuno me lo impedisse, la preghiera aumentò di intensità, si udiva anche nel nostro cortile, la preghiera di questi, no? Il pensiero che anch'io sono ebreo e che anche a me è permesso pregare mi rallegrò per un momento. Rivelai i miei pensieri a Alina. Alina è la governante. Vuoi essere come gli ebrei barbuti? Si meravigliò Alina. La domanda diretta mi spaventò e dissi no. Poi mi pentì e disse: però è bello come pregano, no? Cioè c'è sempre questa dualità, no? E lì dice: oggi è il capodanno degli ebrei, non lo sapevi? Chiede la cameriera, dice: no, Alina ha lavorato presso gli ebrei ortodossi e sa molte cose su di loro, ma mi rivela sempre qualche particolare interessante. A Capodanno si intinge una mela nel miele affinché l'anno sia dolce. E perché si vestono di bianco? Per assomigliare agli angeli, e così via. No? Quindi lui ha questa tentazione che avrà tutta la vita e rimarrà anche quando non è più nel quartiere ortodosso, gli rimane questa cosa un po' mistica, no? Dei Hasidim, di questi religiosi, quella setta religiosa. Poi però lui fa il militare, e cioè, a un certo punto non è ancora scrittore, dal tedesco lui cerca di imparare l'ebraico, ma non sa nessuna lingua, perché se è un po' di Yiddish, un po' di rumeno, un po' di tedesco, come dice nell'intervista, è bellissimo, dice: quel tedesco che parlavano gli ebrei a Chernowitz, che era un'Austria provinciale rispetto a Vienna, che non è Berlino. Quindi immaginate, e quindi lui gli è rimasto nell'orecchio quella pronuncia di quel tedesco che parlavano i suoi genitori, che però lui non ricorda più bene. E piano piano impara l'ebraico, e cosa fa per guadagnare? E questo è il fantastico di Appelfeld, no? Dove lui è un artista, un personaggio straordinario. Cosa fa per guadagnarsi da vivere? Da lezioni di tango, no? La sera della gente di un kibbutz. Allora, immaginate questo signore non molto alto, con gli occhiali, dei grandi occhi azzurri un po' sbarrati, eccetera. Quindi c'è in lui questo aspetto inaspettato, no? Non era un professore serio, pedante, anche se aveva una vita regolare dopo il cognac e dopo i vari avvenimenti della sua vita. E quello che è bello è che ha una vita così avventurosa. Lui è lì in Israele e scrive, gli dà i soldi per pubblicare, uno che ha una bancarella di frutta e verdura nel mercato generale di Gerusalemme, no? E che gli pubblica i suoi primi libri. E lui ha una vita difficile perché, essendo uno scrittore, per dare una generalità, una semplificazione che poi non è quella, ma diciamo kafkiano in qualche modo, no? Cioè uno scrittore mitteleuropeo di matrice tedesca, austro-tedesca, no? E influenzato sicuramente dalla lettura di Kafka e così. Però scrive in ebraico, no? Questo esperanto, questa lingua che ha imparato tardi e di cui diventa un maestro in più, no? Perché essendo l'ebraico una lingua molto semplice, con poche parole, gli è più facile diventare uno scrittore di lingua ebraica. Però lui è così, è una persona molto avventurosa, no? Cioè diventa, però rimane. Io gli ho chiesto: ma lei dopo i 60 anni che sta a Gerusalemme, la sua città, il suo luogo è Gerusalemme? Dice: no. Dico: come no?
Dice, no, il mio luogo sono le montagne dei Carpazi. Dice, sa, qui quando sono arrivato non ci sono stagioni, non ci sono le montagne, non nevica. E per me era uno shock enorme. Quindi lui rimane padre di bambini israeliani che fanno i militari, lui stesso ha fatto il militare, gli dice, parla ebraico, scrive in ebraico. Ma dentro di lui gli incubi notturni che ha, tutta la sua vita interiore letteraria, è di quella gente che sta sulla spiaggia, no? Cioè sono quelli i suoi personaggi. Il suo personaggio è il bambino che lui è stato, la madre che viene ammazzata davanti ai suoi occhi da un ufficiale, da dei soldati nazisti, la fuga col padre, poi vanno in campo di concentramento e si perdono, e poi lui finisce nei boschi, viene educato dalle prostitute, poi finisce preso dall'esercito russo, fa il cuoco, insomma l'aiuto cuoco con dei soldati russi, eccetera eccetera. Quindi il bambino che sopravvive, no? Tutta questa cosa della sopravvivenza in delle circostanze straordinarie. Lui pensa di aver perso i genitori, però quando è in Israele guarda le liste di quelli che vengono in Israele, no? Chi sono i nuovi emigrati? E un giorno scopre suo padre. E allora è meraviglioso il racconto dell'incontro sotto un albero in cui lui dopo 15-20 anni ritrova suo padre, che lo tratta come un bambino perché l'ha visto bambino e lui intanto è diventato un uomo. E allora questo strano rapporto affettivo e difficile con questo padre. E vediamo però che il padre, cioè, mentre sembra che la madre sia la protagonista di tutto, perché lui pensa sempre alla madre, e scrive della madre, ci sono delle scene meravigliose in alcuni libri quando fanno indigestione di fragole insieme, cioè adora questa madre, però in questo libro il protagonista è il padre, no? Questo padre misterioso che gli fa paura e però lui lo ama, che lo turba perché è un artista, cioè lui nel padre mette anche se stesso in questo libro, no? Cioè sdoppia se stesso, che il padre si ubriaca, va nei caffè, va nelle taverne, gli fa fare una vita sregolata, i genitori sono divorziati, e allora c'è il dramma del divorzio, la gelosia di lui per il nuovo marito della madre, poi c'è la morte della madre che avviene dove? Come diceva Camillo, avviene in un ospedale cattolico ortodosso, non so bene, insomma in un convento, diciamo, un ospedale che è un convento, e la madre si è convertita, è diventata cristiana. E però ecco, quello che è affascinante è questa sua che gli ebrei non sono tutti così, questa sua apertura, no? O assoluta vicinanza con il mondo cristiano, no? Che fa parte della loro vita, che conosce, e nello stesso tempo il fascino degli ebrei ortodossi, no? E nello stesso tempo la conoscenza, perché i suoi genitori erano così, di questi ebrei che volevano essere laici, che volevano assimilarsi, e poi in questo libro viene fuori molto bene, non ce la fanno perché c'è l'antisemitismo, no? E allora, soprattutto in Romania, che tra l'altro è stato un paese molto antisemita, molto brutto durante la guerra, mentre il padre è lì perché fa delle mostre, c'è uno strano mecenate, collezionista, non so, che lo aiuta a fare delle mostre che non riesce a fare perché non lo vogliono, perché è ebreo, no? Cioè comincia a nascere questo problema che è raccontato molto bene nei libri di Zweig. Non so se avete mai letto un libro bellissimo che è La storia della mia vita di Zweig, dove questo scrittore, che è il grande scrittore di lingua tedesca del suo momento, adulato, alto borghese, così, a un certo momento viene discriminato, no? A tal punto che poi alla fine non può più scrivere in tedesco né pubblicare, andrà in esilio in Inghilterra, poi in Brasile, dove si ammazza perché non può più scrivere nella lingua tedesca. Invece Appelfeld sopravvive,
E quello che è straordinario è che mentre vive la vita di famiglia, la vita di amico, la vita di Israele, era contento, l'ultima volta che l'ho visto gli hanno dato la Legione d'Onore, una decorazione francese, era contento, sono venuti i militari a trovarlo perché ogni anno vanno a trovarlo, quindi partecipava, aveva poi questo mondo notturno, segreto, tutto suo, che è quello che trovate nei suoi libri. E invece di scrivere un libro, io penso, ci sono degli scrittori che hanno scritto Guerra e Pace o Manzoni, cioè gli scrittori di uno, due libri al massimo, no? Invece lui è lo scrittore di tantissimi piccoli libri che però tutti insieme formano questa opera che è, come posso dire, letteraria, poi Don Inelli lo spiegherà meglio di me, eccetera, eccetera, ma che è uno stato d'animo, no? È una memoria. E la memoria di un bambino, di un uomo, e di un uomo che difende il diritto di essere un ebreo, no? Al di là di Israele, al di là delle frontiere, via dicendo, no? E che dice io sono contemporaneo, perché scrive di quello che succede oggi, ma con la memoria di prima e guardando davanti. E non lo so, lui è un artista, un grande artista, bisogna leggere questo libro, questo o qualsiasi altro libro, perché comunque in ognuno di questi libri ritroverete quell'atmosfera affascinante di cui Don Inelli vi dirà e parlerà a proposito di Badenheim, no? Che non voglio dire, ma insomma è una metafora di qualche cosa che poi avverrà, ma questa atmosfera così particolare, che non è così diversa dall'atmosfera che stiamo vivendo oggi. Voglio dire, io vivo in Inghilterra, non è che gli inglesi vivano in una realtà molto chiara in questo momento, no? Cioè, e allora si vede delle cose simili. Io vedo della gente che fa provviste, che mette in casa cose per medicine, perché non sanno se il Brexit non ci sarà l'insulina come normalmente c'è, o cose di questo genere. E vedrete che lui vi parlerà di Badenheim tra poco, e che questo, non so, il fascismo che arriva, il nazismo che cresce. Insomma, in Europa abbiamo così il sentore che queste cose che sembravano finite, dimenticate, possano ritornare, no? E poi questa amicizia che lui ha, lui è lui, ma sia per il mondo degli ortodossi, no? Cioè degli ultrareligiosi ebrei, sia per il mondo cristiano che lui conosce e capisce. E quindi questo fa di lui uno scrittore unico, comunque nella lingua ebraica e comunque nella letteratura israeliana. E quindi lui ha questo fascino che all'inizio faceva paura, no? Perché non è un pamflettista della vita meravigliosa di Israele, combattiva, forte, giovane e non so che. Anzi, è sembra uno che è disfattista, pessimista, perché guardare indietro, perché l'Europa, no? Sei qui in Israele, eccetera, eccetera. Ma piano piano vedrete che forse lui sarà molto ricordato nella storia. Se Israele va avanti, diventa un paese tra molti anni, sarà ricordato come uno dei grandissimi scrittori di questa lingua, di questa lingua, l'ebraico di oggi, che è il suo tedesco in qualche modo, no? Cioè di come lui usa questa lingua per raccontare la memoria di qualche cosa. E poi è molto affascinante, lo vedrete, quello che lui non è lo scrittore della Shoah, lui è un grande scrittore, un grande poeta, un grande artista, e leggetelo come andate a vedere, non lo so, il Cenacolo, come vedete un capolavoro assoluto, no? Lo guardate, poi a ognuno di voi parla in un modo diverso, però sta di fatto che quello capolavoro è, no? Cioè è qualcosa di molto forte. Ecco. Mi dispiace che lui sia morto, perché mi manca la sua voce, mi manca telefonargli senza quasi dirgli ciao, no? Magari dopo 2 mesi e dire come va, cosa fai, cioè questo rapporto assolutamente amichevole e personale che avevamo. Però sono contento che
perlomeno l'ho visto quasi alla fine, fino alla fine, insomma, non l'ho accompagnato e vi dirò che forse è vile da parte mia questa cosa, io non riesco ad andare ai funerali dei miei amici perché non voglio vederli seppellire. Perché per me lui è sempre con me, io sono stato molto amico, forse loro non lo amano come scrittore, non lo so, ma ho avuto una vicinanza particolare con Alberto Moravia quando ero giovane, perché ho scritto con lui la storia della sua vita e non so se non, lui tutti i giorni è con me e Appelfeld anche, perché non solo quando, i libri restano e per cui comunque lui resterà per sempre, speriamo, ma la voce di Appelfeld, no? Rimane con me, la sua voce flautata, la sua grande educazione austriaca, no? Quell'educazione mitteleuropea, molto gentile, quel modo di fare, no? Anche dicendo cose magari dure, ma sempre con quella educazione di un tempo, no? E quindi mi ricorderò sempre questa sua voce, i suoi occhi, e ho visto a Gerusalemme suo figlio, che è un pittore, e quello che mi impressionava, e non l'avevo mai notato quando lui era vivo, non gli assomiglia ma gli assomiglia, cioè mette gli occhi fuori come suo padre, ha dei gesti, dei movimenti, cioè nel movimento mi fa piacere vederlo perché mi ricorda suo padre. Ecco, grazie. Grazie davvero ad Alain Elkann, avete sentito il contrario della sua legge di grande intervistatore e giornalista, oltre che scrittore e autore di tantissimi libri, che è la sua legge far parlare gli altri, ma quando parla di qualcuno abbiamo sentito tutta la confidenza, la vicinanza, la ricchezza di un punto di vista che davvero ci fa sentire come ci manchi. Ed è un sentimento forte che ho anch'io. Grazie davvero ad Alain Elkann di essere qui e di questo racconto. Don Inelli, come anticipato, l'ho incontrato nel 2007 quando al Centro Culturale di Milano, insieme a Guanda, per questa prima edizione di tanti libri che Guanda ha in corso, e forse anche alla fine qualche segreto accenno al prossimo magari ci giungerà proprio da qui. Badenheim 39 lo presentammo qui nel 2007 nella sala di via Sant'Antonio, ma volevo introdurre il suo intervento sottolineando un aspetto. Appelfeld abitava a 8-9 km da Gerusalemme, in un posto che si chiama Mevaseret Zion, che vuol dire in vista di, e questa cosa di in vista di questo Gerusalemme, che forse non era la sua città, però sappiamo che cosa significa ultimamente, no, Gerusalemme, Affinati mi diceva che di questa sottolineatura di un senso religioso potente che c'è in Appelfeld, e che lui ravvisava in questa frase che vi voglio leggere. Mi ricordo quando ero seduto, dice Appelfeld, davanti a uno stagno nel bosco e guardavo dei ramoscelli che galleggiavano in uno di quei momenti di solitudine nelle foreste, fissandoli con una specie di devozione, come fossero stati non ramoscelli, bensì oggetti magici giunti a me da una immensa distanza. Ecco, questa immensa distanza, questi ramoscelli così toccabili, così poveri, sono questa differenza di potenziale che lui chiamava, mi diceva, dice la religiosità. Ecco, è anche qui tutta quel senso di smarrimento di fronte a quell'Europa e a quei paesi, alla sua stessa casa, in cui si preannunciava senza accorgersene un'immane tragedia, forse perché il punto di vista di attenzione alle cose si diluiva come in una quotidianità tranquilla, no, e borghese. E volevo appunto accennare questo tema introducendo
Doinelli che lui ha conosciuto e ha visto in questa cura del dettaglio e della, del grande senso, no? Apefe diceva senza significato la vita è disperazione, appunto come si come accade questa scaturigine in Apefe. Doinelli. Buonasera, io sarei sinceramente stato qui ad ascoltare ancora Len parlare di Apefeld, perché prima di tutto perché ha conosciuto meglio di me una persona a cui io ho voluto bene, uno scrittore che io amo molto, e quindi sentire e anche perché ci ha Alain parlato della letteratura in un modo che a me è stato dato forse meno di conoscere, ma tanto di desiderare, cioè della letteratura come prima di tutto una sorta di familiarità, di amicizia, cioè non c'è bisogno che gli scrittori la pensino tutti allo stesso modo, ma come dire, l'idea di una comunità di persone che si vanno a trovare, che si ascoltano, che magari anche dissentono, ma mantenendosi e nello stesso tempo una comunità come, che porta dentro di sé anche gli scrittori che magari sono nati, cresciuti, vissuti e morti nello stesso posto, pensiamo a Alessandro Manzoni, insomma, che sta tra Lecco e Brusuglio, ma Milano poi resta il centro, però che nonostante tutto portano su di sé un segno come di esilio, come di dire, a me colpiva molto quando Alain diceva, ma lui dice io non sono di Gerusalemme, eppure diceva è stato lì, ha insegnato lì, ha cresciuto i suoi figli, ha combattuto, eccetera, però dice io sono ancora nei Carpazi, no? E mi viene in mente l'ultima volta che ho visto Chaim Potok. Io devo dire, la letteratura sia, siccome si dice Chaim, scusate, io perdonate la mia pronuncia, diciamo, eretica. Come Chassidim. Sì, abbiate pazienza. Purtroppo, diciamo, se io non conosco la lingua, non riesco neanche a far finta di conoscerla. Diciamo che la letteratura sia ebraico-americana sia israeliana, che poi sono due cose diverse, anche sono due storie diverse, sono lingue diverse, molte lingue diverse. Per esempio Bashevi Singer, che è stato il primo, Isaac Bashevi Singer, che è il primo che io ho conosciuto, scrive in Yiddish anche quando si trova a New York, e viene tradotto, quindi diciamo conosciamo poi i libri suoi che ho letto io sono libri che erano traduzioni di traduzioni, perché venivano tradotti dall'inglese, ma anche questo, poi c'è tutta una grande generazione di scrittori americani di origine ebraica. Quello che io ho amato di più è sicuramente Saul Bellow, no? Poi Philip Roth, che ci ha lasciato anche da poco, ma io ricordo anche altri che adesso sono meno, magari di cui si parla meno, come Bernard Malamud, che è un grandissimo scrittore anche lui. Diciamo, io ricordo quando mi è sempre stata data l'idea di uomini in qualche modo che continuavano a essere stranieri dentro il mondo, no? Che questa fosse come una sorta di condizione che veniva ricordata da tutti. No? Io ricordo
che l'ultima volta che incontrai, ormai era prossimo a morire, Chaim Potok, ho detto giusto? L'ultima volta che lo incontrai a Torino, c'era anche Camillo, gli chiesi il perché di questa sua simpatia, che si espresse anche in un'opera, diciamo, che non godette del gradimento della sua comunità, come Il mio nome è Asher Lev, questa sua simpatia per il cristianesimo, una certa attrattiva. Voi sapete che in Asher Lev, Asher Lev parla di un bambino che cresce in una condizione complessa di dolore, no? Dolore anche dal punto di vista familiare. Loro vivono a New York, sono però vengono dall'Europa. Suo padre non è quello che doveva essere suo padre, perché quello che doveva essere suo padre, cioè il promesso sposo di sua madre, era morto in guerra, e vigeva in quella comunità la regola che il fratello avrebbe sposato, no, la ragazza, diciamo, rimasta senza il fidanzato, che era morto. E solo che è un uomo molto diverso dall'uomo che lei aveva amato, no? E questa donna è infelice perché sta con un uomo che non la capisce, che lei non capisce. E questo bambino, che ha un enorme talento per le arti figurative, già questo è abbastanza strano, poi, anche se appunto era strano almeno allora, no? E comincia a dipingere crocefissi, no? E c'è la storia che, dove in realtà lui rappresentava attraverso il crocefisso questa situazione dolorosa, e soprattutto il suo amore per sua madre. E io gli ho chiesto perché questa attrattiva, e lui rispose che quando era ragazzino suo papà aveva un'oreficeria sulla Broadway, e vicino a questa oreficeria c'era un ciabattino di origine italiana che era sempre allegro, era poverissimo, era sempre allegro e lavorava cantando continuamente, cantava romanze d'opera. E questo bambino era affascinato da quest'uomo che teneva quelle, per me di pessimo gusto, bottigliette a forma di Madonna con l'acqua di Lourdes, i rosari, eccetera. Quindi era un fervido cattolico, questo italiano, di origine italiana, che cantava in italiano le romanze d'opera. Lui era colpito dall'allegria, dalla felicità di questo poveretto, e finisce, eravamo a Torino, gli veniva conferito il premio Grinzane Cavour, diciamo ad honorem, a un certo punto mi prende per il polso e mi dice: credimi, io anche adesso sono ancora lì. Io restai colpitissimo da questa, che è un po' come quella dei Carpazi di Appelfeld, cioè. E lì mi sono reso conto che questi miei fratelli maggiori, come li chiamava Giovanni Paolo II, portavano, e poi il mio viaggio, soprattutto nel mio primo viaggio a Gerusalemme, me ne sono reso conto fortemente, soprattutto quando sono andato al Muro del Pianto, portavano dentro di sé veramente un sentimento del tempo e della storia, e quindi non solo una grande memoria, perché anche Proust, no? Fa questo romanzo, ma qui è tutto, è una cosa completamente diversa, cioè non, mentre in Proust, che è il grande monumento alla memoria nella letteratura del Novecento, è comunque tutta un'elaborazione un po' sulla base poi del Bergson, lettore di Agostino, sulla propria vita, su ciò che, diciamo, i piccoli fatti della vita a un certo punto fanno fiorire dentro il patrimonio, però di una vita che è la sua personale, con poi vari personaggi che lo circondano, ma è come un mondo
diciamo, che lui circoscrive molto bene, con quello che ha scritto, se non lo circoscriveva chissà dove sarebbe arrivato, ma c'è in Potok, Appelfeld e Potok e tutti, ma Appelfeld in particolare, e tutti questi scrittori testimoni di questa civiltà, che è anche poi alla base della nostra, portano dentro di sé il tempo in un altro modo. Lo dico perché Badenheim 1939 non è il libro forse più bello di Appelfeld, però è quello che mi ha colpito di più, forse perché ha costituito un imprinting, è il primo che ho letto, e voi sapete che insomma le prime cose che si leggono poi di uno scrittore, o le prime opere che si vedono di un pittore, no? Sono poi quelle che ti definiranno per sempre, per cui non so, io so che Las Meninas è l'opera più straordinaria di Velázquez, ma per me è sempre quella infanta bambina che c'è al Kunsthistorisch di Vienna, con la manina vicina al vaso di fiori. Per me, quando io penso a Velázquez, penso, e non penso nemmeno all'Innocenzo X, che fu il tormento di Bacon, no? Ma penso perché c'è qualcosa che si imprime in noi. Cosa racconta? È un libro molto breve che si legge in poco tempo, io l'ho letto 5 o 6 volte, che racconta di un posto, Badenheim in Austria, che in realtà non esiste. Esiste una Badenheim, ma è una, in realtà è una città tedesca, di campagna, un paesotto di campagna. Poi ho visto altri nomi di posti, sono andato a controllare, sono tutti inventati. Per cui è un luogo simbolico, no? Quando Alain prima diceva sta sempre tra la realtà un po' e la creazione fantastica, Appelfeld. È una storia, di cui colpisce, sì, Badenheim, ma anche questo anno 1939, perché racconta cose che, per quanto poi noi ne sappiamo, non erano ancora successe nel 1939. Noi generalmente situiamo tutta la storia della deportazione, cioè tutte queste storie, più avanti, no? Ma è evidente che Appelfeld non vuole parlarci solo di questo. Di che cosa si tratta? Si tratta di una località di villeggiatura, dove vanno soprattutto ebrei di lingua tedesca, è in Austria. L'Austria è già finita nell'orbita di Hitler, però non se ne sentono ancora gli effetti. E questa è una comunità, qui c'è una comunità abbastanza allegra che in partenza, che ci viene descritta personaggio per personaggio. C'è questo professor Pappenheim, che è un po' il personaggio principale, che è un impresario che si occupa di allestire, come succede anche da noi in tantissimi posti, di allestire un festival musicale, e anche con tante altre curiosità, quindi anche di poesia, eccetera. Come avviene da noi, insomma, e lui è quello che scrittura gli artisti, che li telegrafa, eccetera. A un certo punto l'ufficio sanitario comincia a lanciare, è interessante che l'ufficio sanitario, cioè tutto va come sempre, fanno le passeggiate nei boschi, mangiano un'enorme quantità di torte, continuano a essere nominati, c'è una pasticceria che continua a lavorare, e comincia con le torte alla crema, lo strudel di mele, la torta con i lamponi, eccetera, e vengono nominate continuamente queste torte, questi dolci, il gelato con l'ananas, eccetera, che come punteggia la vita di questa gente, che però a un certo punto deve
dare il proprio nome all'ufficio sanitario, cioè quelli che sono ebrei. Anzi, poi valutano bene la cosa. Si comincia a parlare di andare in Polonia. Ah, ma la Polonia è molto più bella dell'Austria. Voi non sapete come sono belli i Carpati, la Vistola, i Monti Tatra. E quindi viene presa, cominciano a familiarizzare piano piano con l'idea che gli ebrei sono destinati un po' ad andare in quella zona lì, ma è una zona bellissima dove si possono fare ancora i festival, dove si può suonare, cantare, eccetera. Però nel frattempo cominciano a chiudere le vie d'ingresso, chiude l'ufficio postale, quindi non si possono più né spedire né ricevere. Però queste persone in fondo prendono tutto questo come degli incidenti passeggeri, oppure quasi giustificano, dicono no, vedete, è la nostra amministrazione che cerca anche di aiutarci, di dare un pochino di più ordine alla vita pubblica, eccetera, finché a un certo punto saliranno quasi inconsciamente su quei treni che li porteranno lontano, e ancora quando salgono non sanno bene cosa ne sarà di loro, e ci sono molti di loro che pensano che in fondo stanno andando verso una bella avventura. Quello che mi ha colpito, a parte appunto, diciamo, l'orrore che ci viene raccontato senza raccontarlo, come fanno i grandi scrittori, poi è interessante che una gran parte dei capitoletti cominciano con una descrizione della natura. Io vi leggo per esempio l'inizio. A Badenheim tornò la primavera. Nella chiesa al limitare della città suonarono le campane. Le ombre del bosco si ritirarono vicino agli alberi. Il sole dissipò gli ultimi residui di buio e la sua luce invase la via principale propagandosi da una piazza all'altra. Era un momento di transizione. La cittadina stava per essere invasa dai villeggianti. Finora notate che ha usato l'imperfetto. Poi comincia. Due addetti attraversarono un vicolo a controllare il flusso dello scarico nei tubi. Poi riprende. Pur avendo visto nel corso degli anni passare molti abitanti, la cittadina aveva conservato una sua modesta bellezza. Cioè, è interessante qui il fatto che l'uso dell'imperfetto, quindi di una vita fatta di abitudini, di cose che si ripetono di anno in anno, di abitudini buone, di conoscenze che si rinnovano, di incontri che si perpetuano, a un certo punto vengono introdotte, viene introdotto, diciamo, un altro modo di stare nel tempo. Per esempio, questi vanno all'ufficio sanitario per dare il loro nome e lodano il Reich perché si prende cura di loro, e restano un pochino interdetti dal fatto che questi funzionari chiedono nome ebreo, sì, e li mandano via senza salutare, senza dire buongiorno, senza fare nessun commento, senza neanche fare quel tipo di conversazione che di solito si ha perfino all'ufficio postale, no, talvolta. Da quel momento, diciamo, c'è questa, una delle cose che colpiscono leggendo questo libro è sicuramente questo fatto che ci sono due modi di stare nel tempo. C'è un modo, diciamo, di stare nel tempo, per cui il tempo è qualcosa che comincia con la creazione e finirà con la fine dei tempi, col giudizio universale o qualcosa. Esiste invece un pragmatismo che ti fa stare dentro il tempo con un progetto da realizzare rigorosamente, momento per momento tu devi sapere cosa fare, devi avere il tuo piano da realizzare. Cioè, sono due modi di conoscenza. Questi ebrei che sono qui sono tutti personaggi, anche il dottor Pappenheim, che pure ha un progetto, che è quello di allestire un festival durante le vacanze,
Quindi deve scritturare musicisti, cantanti, ci sono due gemelli che recitano poesie, però sono tutti, è tutta gente che non ha grandi progetti. Per esempio, a un certo punto sorge un amore tra una donna molto ricca e un musicista ubriacone che ha questa, che nacque in Polonia, infatti si chiama Samitsky, e quindi ha la notizia che tornerà in Polonia, è contento perché nella sua testa c'è la Polonia, nel suo cuore c'è la Polonia. Questa donna l'ha conosciuto appena, a un certo punto dice, non aveva dimenticato la vecchia infermiera e le mandò del denaro per tirare avanti, ma più di ogni cosa amava la melodia malata di Samitsky. Si usa molto la parola malata. Anche il dottor Pappenheim si innamora di cantanti perché hanno una voce malata, perché suonano una musica malata. Questo dice molto dell'Europa, racconta molto, no? E dice, come se non fosse una conoscenza di appena qualche giorno, ma di innumerevoli anni. Cioè, è così che questa gente si conosce, si incontra, si innamora, intreccia relazioni, anche fatue dal nostro punto di vista, ma quello che colpisce è che non è gente che ha un piano d'azione, non so come dire, è gente che sta dentro il tempo come dentro una dimensione, tant'è vero che è il tempo imperfetto quello che lo scrittore adotta di più per poter parlare di loro, no? E anche il fatto che invece chi ha un piano, è un piano terribile, lo può mettere in atto proprio perché è talmente estraneo al loro modo di pensare, di ragionare e di stare dentro la vita, che loro non se ne accorgono, no? Questo è uno dei fatti che colpiscono di più, cioè tutto l'orrore che avviene piano piano, impercettibilmente, sarà sempre impercettibile fino alla fine, non ci sarà il momento in cui qualcuno viene sgozzato o cose del genere, anche se sì, c'è della gente che muore, ma muore anche perché è tisica, perché è affaticata, si capisce che, come parlava prima a proposito della Brexit, Alain, in farmacia non arrivano più tanti farmaci, magari importanti. È interessante anche il fatto che la moglie del farmacista è malata, no? E quello che facilita a poco questo rapporto, cioè tutto il racconto dall'inizio alla fine è sempre punteggiato di come erano le giornate, come era il sole, che faceva caldo, si usciva a passeggiare, poi dopo un po' non si riesce più a passeggiare, allora si deve stare in albergo, però si sta bene anche in albergo, c'è la piscina, si sta in piscina, è bellissimo stare in piscina, poi dopo un po' non si può più andare in piscina. No? Però è lo stesso bello perché servono il gelato, servono la cioccolata con i biscotti, poi dopo un po' non c'è più la cioccolata, non ci sono più neanche le torte, no? Eccetera. Però tutti in fondo continuano a considerare normale, e l'impressione che si ha è che questa comunità sia una comunità da un lato frivola, ma da un lato sono i figli di quelli che hanno errato nel deserto per 40 anni, che sono stati esuli in Egitto, in Babilonia, no? E che hanno un altro senso della memoria, le cui feste festeggiano eventi lontanissimi nel tempo che si perpetuano, no? Come la Pesach, come si pronuncia, Alain? Ecco, quello che mi sembra, ho visto adesso la pubblicità in questi giorni di un libro edito dalla Nave di Teseo, loro dicono Teseo, ma secondo me si dice Teseo, dove un'altra scrittrice ebrea di New York, Cynthia Ozick, fa una rilettura
completamente nuovo, io non l'ho ancora letto, gli ho chiesto di mandarmi il PDF, adesso, del diario di Anna Frank. No? Dice, intorno al diario di Anna Frank è stata fatta una mistificazione, dice lei, e di cui è colpevole sostanzialmente soprattutto il padre di Anna Frank, che ha presentato, ci ha fatto passare questo libro come un libro in fondo che inneggia all'amore universale, al volersi bene, cioè al fatto che siamo tutti uomini, che alla fine siamo tutti fratelli, dice, mentre è e resta un libro terribile, questo diario, e che oggi più che mai non dimenticare è fondamentale, perché il momento in cui, anche di questo già parlava Alain, diciamo, non è così difficile diventare dei mostri e non c'è bisogno di essere cattivi d'animo o di carattere. Io non penso che tutti quelli che uccisero 3,5 milioni di persone ad Auschwitz fossero in origine uomini cattivi, magari erano stati dei bravi ragazzi, dei bravi bambini, dei figli obbedienti, no? Sì, un po' tedeschi, quindi dediti alla disciplina, e quindi come, diciamo, la dimenticanza della memoria di ciò che siamo, ma di ciò anche che si può diventare, per parafrasare Shakespeare, no? Che diceva, sappiamo ciò che siamo, ma non sappiamo quello che possiamo diventare. Ecco, invece io credo che noi possiamo sapere cosa possiamo diventare. Ecco, la storia, noi facciamo la giornata della memoria anche ebrei e non ebrei, tutti noi, no? Perché poi gli orrori sono stati tanti, no? Ma ricordarci cosa possiamo diventare nel momento in cui il nostro orizzonte diventa semplicemente un piano da rispettare, un piano da realizzare. No? Pensate ai piani quinquennali che fecero più morti di Hitler. No? Diciamo che Hitler ne aveva meno da uccidere, no? Come diceva un mio amico ebreo, fu proprio Chaim Potok a dirmelo, dice sì, vabbè, Caino ne aveva uno da uccidere, e l'ha ucciso, quindi diciamo, ha fatto fuori la metà dell'umanità. Ecco, a parte lo scherzo, insomma, la battuta scherzosa, però io non ho mai trovato, in tanti libri che ho letto su questo argomento, una tale precisione nel modo di opporre due antropologie, di mettere vicine due antropologie e due modi di stare dentro il tempo, di considerare i giorni, le ore, quello che avremo da fare domani, dopodomani, quello che ci aspetta a casa quando torniamo la sera, no? E come l'orrore scivoli piano piano fra una torta, un caffè, un incontro, un addio, eccetera, dentro quella cosa che noi chiamiamo la normalità della nostra vita, ma che in realtà non esiste, perché niente veramente è proprio così normale come noi crediamo. Questo, in questo senso, è uno dei libri più dolci, scritto in modo straordinario, con una tecnica narrativa da far venire i brividi, e nello stesso tempo più spaventosi che io abbia letto nella mia vita, e somiglia molto alla faccia di quell'uomo che ho avuto la fortuna di conoscere, non bene come Alain, ma che insomma ho incontrato 3 o 4 volte nella mia vita, anzi sono 3, non sono 3 o 4, perché le ho contate dentro di me, e quell'uomo di una gentilezza, di una dolcezza straordinaria, che però ci ha raccontato anche l'orrore del mondo senza fare uno sconto così e senza
come dire, ricordarci che non è necessario, per parlare della crudezza della vita, del mondo, senza fare sconti, non è assolutamente necessario diventare cinici. Grazie. Sì, sì, infatti volevo chiedere ad Alain una considerazione finale, perché una... prima di mandare un video di intervista. Ma con non è una considerazione, sì, è una considerazione. Doninelli ha detto che, non so perché ha detto quello, che lui non aveva la stessa esperienza che ho io, eccetera, no, ma parlava di questa amicizia tra scrittori, no? Scrittori che magari scrivono cose opposte, di destra, di sinistra, laici, religiosi, ma c'è qualche cosa, no? Cioè, quando uno va in un paese straniero e ha un problema, ed è, mettiamo, un italiano, si rivolge al consolato, all'ambasciata, no? All'attaché di qualche cosa, per risolvere un problema che può andare dal passaporto a non so che cosa. Nel caso degli scrittori ci si rivolge a uno scrittore, cioè i propri amici, quelli che dividono questa scelta di vita di essere uno scrittore di fiction, sono gli scrittori. E mentre lui parlava, cioè se io non lo avessi conosciuto lui, sarei diventato un suo amico. Perché? Perché lui, come posso dire, intanto vi ha spiegato benissimo questo libro, che lui ha fatto suo e l'ha capito. Cioè lui non è un critico, lui è uno scrittore. Quindi non ha presentato il libro in modo critico, non ha espresso una sua opinione critica su Appelfeld. È stato come un attore, un grande attore, che interpreta una parte, cioè che interpreta questo libro, e ve l'ha raccontato in un modo bellissimo e con lo stesso tono di Appelfeld, cioè quella gentilezza, quel modo così seducente, no? Come la vera seduzione. E ha capito benissimo questo libro, quindi siete fortunati, perché intanto come me immagino che abbiate il desiderio di andarlo a leggere o rileggerlo immediatamente, perché adesso ve l'hanno detto e spiegato come, non so, un grande artista vi spiega l'opera di qualcun altro. Cioè lui parlava e io pensavo, vedi, non si è ispirato a Caravaggio, no? Appelfeld, ma se andate all'Ambrosiana e vedete quel quadro, la canestra di frutta, dove la frutta, che di solito è bellissima, perfetta, invece c'è un po' di, un po' bacata, no? Ecco, Caravaggio ha capito quello che ha detto Appelfeld qualche centinaia di anni prima, no? Ha avuto il coraggio di questa cosa. E infatti è stato dimenticato per molti anni, ma poi però adesso, no? Gli è stata ridata il posto che meritava, no? A questo grande artista lombardo. Quindi vedete che l'arte si esprime o con la pittura o con la musica, o con, insomma, dipende. Ma comunque c'è questa... E lui mi ha fatto pensare a questo. Poi di nuovo, quando parla di questa, della macchina della dittatura, no? Cioè, di questa fantastica cosa che lui mi ha ricordato, no? Di questi che si abboffano di dolciumi in questa stazione, cioè questo lato comico anche, no? Che però riposa su una mostruosità, e come lui, come dice giustamente, come un maestro, no? E io ho detto, secondo me lui deve avere letto, non l'ho detto prima, ma è un racconto sublime di Kafka, La colonia penale, no? Che è la costruzione e la distruzione di questa macchina mostruosa, che è di nuovo nel 17, lui scrive, quindi la letteratura anticipa, no? Lui scrive nel 39 ciò che succede nel 42, Kafka scrive nel 17 quello che poi succederà in Italia nel 22, per esempio, o più tardi con i nazisti, eccetera. Quindi fantastico. E quello che però volevo dirvi, e poi smetto, perché, è che cos'è questa cosa degli scrittori? No? Quando ho visto Appelfeld l'ultima volta, io sono ebreo
e lui anche. Siamo europei, tutti e due, anche se lui è in Israele, io per caso sono nato in America per ragioni simili. No, perché i miei genitori erano rifugiati in America per le leggi razziali e via dicendo. E lui mi ha detto, tu devi continuare. Mi ha tenuto la mano, ha detto, tu hai questa responsabilità. Cioè lui mi ha delegato, non solo che stiamo parlando di lui questa sera, ma anche la responsabilità di essere uno scrittore di un certo tipo, no? E questi fili rossi, no? Queste collane, no? Queste perle esistono. Vedete, non so se Doninelli è uno scrittore che si può definire uno scrittore cattolico, non lo so. Se fosse francese forse sì. Ma Dostoevsky, Manzoni, Claudel, Bernanos, Mauriac, Doninelli, cioè non è che si assomigliano, però il cattolicesimo, come vedete, è un ramo della narrativa francese. No, comunque esiste questa cosa, no? E questa trasmissione di questo filo rosso che può nascere a Milano, a Timbuktu, non lo so, ma che c'è, no? E che la letteratura silenziosamente, gracefully, come si dice in inglese, graziosamente, porta avanti, no? In punta di piedi. E quindi grazie. Grazie a te. Grazie. Appelt diceva la buona arte deve avere un'importanza universale e ho la sensazione quando scrivo di scrivere per tutti e di fare qualcosa di significativo. Adesso volevo condividere con voi tre sue risposte a tre domande che gli feci a Parigi in un hotel per ricordare anche una certa età del nostro centro, 35 anni, lui era una voce molto, molto amica vicina e così abbiamo avuto questo dialogo. I will try to answer. You know, my childhood in Europe was in a ghetto, in a camp, and in the woods. I spent all together for about 5 years, from 39 to 44, I was there. You know, I have seen evil in all forms, humiliation in all forms, cruelty in all forms. As a child, and this formed my view of life. I was alone, without parents, without family, in a permanent hunger. And this existential situation has built my personality. I have seen evil, but I have seen also good. And what does it mean? If a person gives you a piece of bread in a concentration camp, this makes you optimistic all your life. He gave something of himself to you. So I have seen good. Even in hell, I have seen also good. And this saved me for not to be, you know, a cynic. Yes? An opportunist, you know, to believe in mankind, in some way to become a religious person. Religiosity
is first of all means good. Good to people, to animals, everything that surrounds you. To have an understanding to it. I mean not in a dogmatic way, but as nature, you know. You are naturally feeling other people, you know, help them and so on. I thank God every day that after the war I have not become a pessimist and not a cynic. Because it was very easy when you get out. It's maybe because I was a child, you know. And maybe some people helped me. And this saved me, saved my integrity as a human being. After the war, people escaped from their Jewishness. I have not escaped, you know. I felt that to be a Jew, that it is a mission. A nation that suffered so much, you know, should be, it's a mission for other people. It's a mission for other people to say to them, be good, be humane. Have a face, to come back to Philip Roth, have a face, be not faceless. See. Suddenly, we are speaking about a man in his 70s. He is alone. He was during the war, the Second World War. He suffered a lot. He came to Israel. And life somewhere seems to him to be meaningless. His life somewhere is meaningless for him. And then he meets a young girl. She's just 30 years old. And this young girl, a shy girl, gives him something that it is probably less than love, but more than love. She has something of integrity. She has something of innocence. She has something of the religious. She has a natural love to people. And this old man and this young girl, suddenly the old man thinks that she's changing him. She gives him something. He is intelligent, he is wise, but she gives him something that makes him happy for a moment. Gives him back something of his own use. So suddenly, because suddenly means also hope, salvation, because we are sometimes so deep in despair. We are deep in despair. And an angel like this young woman is coming and somewhere saying, she doesn't have many words to say, but with few words, with her approach, with her love, she's changing his life.
Yes, he's changing her now. So she is for him somewhere an angel. Yes. Suddenly. It is for me important always to meet young people. It is important for me that young people should know what a Jew and Jewishness is. There is a lot in common between Judaism and Christianity. These are brother or sister religion, you know. And they should know each other, they should know more and more about what it is. I hope that one day I will have time and strength to come to Milano and meet people and present to them spiritual text of Judaism. Yes. Because all the religions, I mean Judaism, Christianity, Muslim, they have in common, the common thing is spirituality. We are not just bodies. We have a soul. And sometimes we forget that we have a soul. So it's important to remind to people that the soul is our essence. It's our essence. Through the soul, we are together. We sometimes forget that we are together. So the spirituality in every human being. So it was important for me to come to Milan and to speak with young Christians as a Jew and as a friend of Christian religiosity. See, it's important for me. I hope to come more, and I'm sure I'll come more. I'm not writing history, I'm writing fiction, literature. Literature is not like history. History deals with the past. I'm dealing with permanent present. I'm not a journalist, but I'm a writer who deals with permanent present, you know. Dante is always present. He's not past. Virgil is always present, you know. Petrarca is always present. All great works of art are present. They speak to us, no. So I'm not dealing with history, I'm dealing with the human soul. Yes. The complications of the human soul, you know. Especially I deal with evil, but also with longing for spirituality, for meaning. We are living here not just, you know, as a passing creature. We have a mission why we are. It's a purpose. We have a purpose in our life. Yes. The purpose is to be human men, human beings. Human beings with a face of human beings. Yes. We should not forget
that God created us in His image. And we have something of the God inside us. We are not alone in the world. We are doing something important. I speak not only about the cultural center. Every place should be a place of good meetings. And I am happy that you invite to your cultural center people from all kind of the society, Jewish people, non-Jewish people, imagine Hinduists, Muslims. This is good, Kumar. It should be an encounter. People should speak to each other. Yes. Listen to each other, you see. This is the importance. It's important to in our time, it's important to emphasize the common and not the different. We should speak about the common between Christianity and Judaism, between Christianity and us Muslims, not the differences, because the differences make us always angry, you know. Because finally we are speaking, all religions, all great religions are speaking about one God and what He demands from us, what we should do, what is the best way to serve Him. To serve Him morally, yes? So this is something that I think that your center, Camillo, is an important place. Yeah. Because you somewhere are looking not for the different, but for the common. What's in common with us, you know. So this is my message to the center, and not only to the center, to every place where human beings meet. It can be also in a coffee house. Ecco, siamo partiti dal caffè che citava Ale nel Cane, abbiamo concluso in un caffè. Bene, la serata è terminata, abbiamo anche condiviso a lungo questa emozionante compagnia, in compagnia di Aaron Appelfeld. Io ringrazio moltissimo i nostri ospiti e gli chiediamo di continuare la loro opera di scrittori. Grazie tantissimo a lei, grazie Meninelli. Adesso c'è un'offerta di titoli giù nel nostro banco libri di Wanda. Salutiamo anche Paolo Avigor, responsabile delle pubbliche relazioni della casa editrice, e seguiamo l'itinerario della casa editrice, prossimi sviluppi. Grazie, buonasera, buonanotte.